mister, una settimana particolare, tanti infortuni, anche se sembra che per la maggior parte si riesca a recuperare. Qual è la condizione dei vari giocatori che hanno avuto questi contrattempi? Sì, ci sono stati vari, ma tutti di piccola entità, diciamo, piccoli contrattempi, dolori muscolari, ma niente di particolare. E crediamo di, a parte Quinto che è squalificato, gli altri diciamo che sono tutti a disposizione, tranne forse Dall'Occo, che è l'unico che è rimasto col problemino. Però gli altri diciamo che stanno tutti bene. Andiamo ad affrontare una partita consapevoli di incontrare una squadra che sulla carta è sicuramente una delle candidate, però con la consapevolezza di andare a imporre anche lì il nostro gioco, perché la nostra prerogativa, come abbiamo sempre detto, è quella, e quindi di conseguenza andremo lì a fare la partita tranquilli e sereni, e soprattutto consapevoli che il gioco che stiamo esprimendo in queste prime giornate di campionato è noto già un po' a tutti, perché un po' da tutta Italia ti chiamano per dire giocate bene, avete un'impostazione importante, quindi questo sicuramente fa piacere e vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che sicuramente gli addetti ai lavori capiscono e intravedono, che dietro tutte quelle prestazioni c'è un lavoro dietro. Mister, come si sostituisce Dall'Occo, visto che era uno di quelli che gli creava equilibrio tra attacco e centrocampo? Abbiamo diverse soluzioni perché le abbiamo provate, quindi diciamo che le soluzioni ce le abbiamo. Agostinone può giocare lì, può giocare Lionetti, cioè abbiamo provato diverse soluzioni e diciamo che al di là di chi mancherà, noi siamo convinti e consapevoli che chi giocherà, che prenderà il posto del compagno, farà del meglio del suo meglio. Mister, che partita vi aspettate? Che squadra è il Benevento? Com'è, secondo voi, come imposterà la partita? Ah, il Benevento, l'ho detto prima, è una squadra che sulla carta, secondo me, è anche più forte del Lecce, come individualità e tutto. E quindi loro sono consapevoli di dover vincere questo campionato e doversi imporsi. Noi siamo allo stesso tempo consapevoli di affrontare una squadra forte, perché è una squadra forte, però non andiamo lì per fare la vittima di turno, andiamo lì per impostare il nostro gioco, questo ne siamo pienamente convinti, anche perché in base anche un po' alle loro caratteristiche, loro non è una squadra aggressiva, è una squadra che magari ti può aspettare, è una squadra che c'ha gamba, c'ha gente di qualità che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento, però noi con le nostre giocate possiamo mettere in difficoltà. Qualche giocatore su quale vi siete concentrati maggiormente rispetto a questa individualità? Si fa un po' fatica, perché quando dall'altra parte c'è Melara, Alfageme, Eusepi, Marotta, adesso è arrivato Mazzeo, Doninelli, cioè anche in difesa tanta gente che ha fatto la Serie B, però questo a noi deve essere da stimolo, ci deve dare quella forza in più e la consapevolezza di andare ad affrontare gente che ha fatto la Serie B, gente che ha giocato in categorie importanti, e noi non siamo secondi a nessuno. Pensate che Mazzeo possa giocare già domani? Credo di no, però se dovesse far parte anche lui della partita, è un altro giocatore importante che si aggiunge a quelli che abbiamo citato prima, quindi è un pericolo in più, però allo stesso tempo diciamo che noi andiamo lì tranquilli e sereni con la voglia di portare a casa qualche punto. Rispetto all'avvio di campionato, le prime giornate, questa partita qui è appena insomma la quarta giornata di andata, come si colloca però nel vostro campionato? Che tipo di importanza può avere, o che risposte vi aspettate rispetto anche a ciò che con Melfi insomma non ha funzionato a pieno? Sì, che poi anche riguardando la partita con Melfi è vero che siamo stati un po' confusionari, però anche i dati che abbiamo estrapolato dalla partita così in un certo senso ci hanno confortato, perché la squadra alla fine è vero che non è stata la solita, però non ha fatto quella partita che tutti in pratica hanno definito. La squadra ha giocato bene anche contro il Melfi. Contro il Benevento naturalmente è un test importante, perché giochiamo contro una
delle squadre più forti, quindi anche per noi misurarci contro di loro è un test importante per capire veramente dove possiamo arrivare. E sotto questo aspetto, sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto che la squadra la partita la farà, e non so per quanto tempo, perché effettivamente dall'altra parte c'è una squadra importante, però vedrete che le nostre giocate ci saranno lo stesso anche se andiamo a giocare a Benevento. Mister, anche viste anche le assenze di Quinto e Dall'Otto, pensate di cambiare modulo come avete fatto nell'ultima parte della partita con Messi? No, almeno inizialmente no. È normale che si preparano sempre le alternative al modulo che diciamo lavoriamo sempre, le prepariamo le alternative diverse, però inizialmente pensiamo di giocare in questo modo. Sì. L'altra domanda che volevo fare è: bisognerà razionalizzare anche il lavoro, visto che la settimana prevede tre partite, sì, rispetto a... Anche lì, sì, abbiamo tre partite, hai detto bene, noi dobbiamo cercare di sfruttare le energie di tutti. No, l'energia di tutti, e quindi sicuramente nel corso di queste tre partite ci sarà spazio per altri, anche altri giocatori, quelli che hanno giocato meno. Anche in queste tre partite? In queste tre partite, sì. Valuteremo naturalmente volta per volta, però la nostra idea è quella. Mister, Cavallaro e Agnelli, quindi li possiamo considerare finalmente recuperati? Sì, sì, sì. Sì, ma erano, ci hanno fatto solo un lavoro a parte, ma giusto per precauzione. Sì, sì.